C'è stato il via libera definitivo sul decreto sicurezza, oggi qui a Palazzo Madama, vicepresidente Mazzatorta, la Lega può dirsi soddisfatta? Sì, a metà diciamo soddisfatti, perché sicuramente la parte relativa ai reati di violenza sessuale, la custodia cautelare in carcere, l'arresto obbligatorio in flagranza, la esclusione dai benefici penitenziari per i condannati per questo tipo di reati sono indubbiamente norme positive. E poi è diventata norma la possibilità per i comuni di mantenere le immagini derivanti dagli impianti di videosorveglianza per oltre 7 giorni, quindi sicuramente sono norme positive. Ci dispiace ovviamente parecchio per la parte invece che è stata stralciata alla Camera, che riguarda appunto i tempi di trattenimento dei clandestini nei CIE e l'altra norma relativa alle associazioni di volontariato per la tutela della sicurezza urbana. Sono norme comunque che il Governo si è impegnato a riprodurre, a riproporre nel dibattito alla Camera sul disegno di legge sicurezza che è in corso proprio in questi giorni e nell'attuazione della direttiva comunitaria sui rimpatri. Quindi queste battaglie sono solo rinviate, non accantonate? No, assolutamente no, non sono accantonate, perché sono impegni che abbiamo assunto con gli elettori, quindi il nostro obiettivo è riproporre quelle norme, anzi, ripeto, abbiamo evidenziato in aula al Senato che la direttiva comunitaria è molto più rigorosa sui tempi di trattenimento dei clandestini, perché prevede un tempo di 18 mesi, non di 6 mesi come avevamo previsto noi. E quindi riteniamo che non si debba assolutamente mollare la presa su questi due punti e quindi procedere all'attuazione della direttiva e all'approvazione del disegno di legge sicurezza. Proprio in relazione all'indulto per i clandestini, così l'aveva definita la Lega, dal 26 aprile che cosa può succedere? Questo è un problema che il governo ovviamente deve affrontare in tempi rapidissimi, questi 1300 clandestini che verranno messi in libertà, verranno lasciati uscire dai centri di identificazione e di espulsione. Ovviamente abbiamo anche evidenziato che con una popolazione di clandestini che si aggira ormai intorno a 1 milione di persone sul nostro territorio, certamente 1300 non sconvolgeranno la nostra vita, ma la nostra vita è già sconvolta da 1 milione di clandestini. Quindi bisogna procedere celermente nella reintrodurre quella norma, nel rendere sempre più efficaci le procedure di espulsione, nell'approvare il delitto di clandestinità che ormai giace da troppi mesi fermo alla Camera, e quindi procedere speditamente, anche gradualmente, ma procedere all'espulsione dei clandestini.